Bentornati cercatori d'oro, benvenuti per coloro i quali sono nuovi in questo canale, vi consiglio di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti e bentornati per tutti coloro i quali mi seguono già da tempo. Bando alle ciance, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando sempre di un rio montano, un rio in questo caso che presenta affioramento del bedrock, la mia specialità. In questo contesto l'oro si trova nelle fessure. Perché vi sono le fessure? Beh, è semplicissimo. Dovete pensare che questi fiumi, durante soprattutto le piene idriche, si ingrossano tremendamente d'acqua. In questo contesto l'oro è un metallo molto pesante e tende a essere trasportato con i sedimenti lungo il fondo. Quindi va a concentrarsi preferenzialmente nelle fratture, spesso molto sottili, anche solo mezzo centimetro magari, lungo il substrato roccioso. In questo contesto il substrato roccioso è composto da un micascisto grafitico per l'ennesima volta. Io vi ricordo sempre che la grafite, soprattutto nei miei contesti di ricerca, è un indicatore importante della presenza possibilmente di oro e soprattutto di vene idrotermali. In questa località specifica in cui sto facendo il video, inoltre, affiora un fantastico sistema di vene idrotermali. Vi sarà oro attivo all'interno? Andiamo a scoprirlo insieme. State guardando adesso il fiume che sto facendo prospezione verso monte. Vedete, è ricco di ciottoli, di massi di grandi dimensioni. In questo tratto in cui sto facendo il video invece spariscono i ciottoli e rimane invece il substrato roccioso. All'interno di questo contesto l'oro si trova preferenzialmente nelle fessure. Inoltre è molto interessante cercare di capire come varia anche la litologia, semplicemente la tipologia di roccia. In questo caso specifico vedete nella parte bassa dello schermo una roccia di colore giallognolo, la quale in questo caso è una quarzite, mentre nella parte superiore dell'immagine vedete una roccia scura, grigiastra, nerastra, in questo caso ricca di grafite ed è un micascisto grafitico. Il contatto tra le due rocce, la quarzita in basso e il micascisto grafitico in alto, inoltre presenta un affascinante sistema di vene idrotermali. Potete osservare in tutta la loro bellezza queste fantastiche vene idrotermali. Semplicemente sono queste porzioni che vedete più lattiginose. In questo caso il minerale è un carbonato e talvolta vi è anche del quarzo. Ma non sono questi i minerali più affascinanti in questo contesto. Sono bensì la pirite che si trova soprattutto nella roccia incassante. Cioè, che cosa significa? Mentre la vena è questa porzione più lattiginosa, la roccia incassante è la roccia che contiene la vena. Talvolta che presenta all'interno delle tracce d'oro, per esempio, non è presente nella vena come fosse un oro nativo in quarzo idrotermale, bensì è presente in maniera diffusa all'interno della roccia che contiene la vena, detta incassante. Questo è il caso specifico. Tutto questo colore giallognolo che vedete è composto da pirite e inoltre non vi è solo in questa parte di incassante, ma vi è anche nell'altra parte incassante. Voglio farvi notare tutta questa macchia giallognola è tutta composta da pirite con una dimensione millimetrica. Talvolta vi sono anche dei cristalli di maggiori dimensioni, come in questo caso che raggiunge i 5 mm l'elemento. La pirite è disposta a chiazze, talvolta è maggiormente presente, talvolta è più rarefatta. Come esempio in questo caso specifico, in cui potete vedere delle bande di cor giallastro composte completamente da pirite. E questa vena inoltre dovete pensare che corre circa per 3 metri in lunghezza con questa direzione che vi ho appena fatto vedere. La pirite tende sempre a essere presente non nella vena ma nella roccia incassante. Sicuramente i fluidi che hanno dato origine a questa pirite sono passati in queste vene lattiginose. Perché è importante la pirite? Allora, la pirite è un solfuro di ferro. Talvolta, quando si forma la pirite, in questo caso idrotermale, poteva anche passare dell'oro in soluzione negli stessi fluidi che hanno dato origine alla pirite. Dovete sapere che soprattutto in presenza di micascisti grafitici, quali contengono grafite, si può ritrovare una pirite talvolta aurifera. L'oro si può vedere all'interno della pirite macroscopicamente, questo è un caso rarissimo, più unico che raro, nel mio caso non è mai successo. Ma nel caso in cui voi andiate a rimuovere la pirite, a frantumarla a casa, ad esempio, lavarla all'interno di un piatto, potrebbe uscire qualche micro pagliuzza o micro granulo d'oro. Nel mio caso specifico, quello che è importante è che il fiume può presentare tracce d'oro al proprio interno, grazie proprio all'erosione di queste vene, le quali in questo caso specifico, fortunatamente, affiorano lungo il letto del fiume. Le piene idriche esasperano l'erosione, queste vene vengono preferenzialmente erose, l'oro va a disperdersi nel fiume grazie però all'alterazione chimica della pirite. Dovete sapere che la pirite è un solfuro di ferro che viene anche facilmente alterato chimicamente, è suscettibile sia all'aria che all'acqua e tende ad alterarsi velocemente.
L'oro invece è un metallo che tendenzialmente non è suscettibile, quindi nel caso in cui venisse contenuto all'interno della pirite, la pirite se ne andrebbe via più facilmente, mentre invece l'oro rimarrebbe. È oltretutto importante considerare che nel momento in cui queste vene affiorano in quel punto, l'oro dovrei trovarlo tendenzialmente più a valle. Nel caso in cui specifico trovassi l'oro proprio in quelle vene che sto andando a esplorare nel momento in cui ho trovato questa vena, ecco, l'oro potenzialmente potrebbe arrivare dalla vena stessa, ma più facilmente arriverà a monte. Io questo fiume in particolare non l'ho ancora esplorato completamente, di conseguenza bisogna sempre lasciare aperta qualsiasi ipotesi. La ricerca dell'oro è una disciplina pionieristica, ricca di ricerca sul campo e ricca anche di studio a casa. Queste due devono andare in sinergia l'una con l'altra. Andiamo a vedere se riuscissimo a estrarre qualche campione interessante da aggiungere alla propria collezione, da andare a frantumare a casa la ricerca dell'oro all'interno della pirite e andare a vedere se nelle fratture che avete prima visto si possa essere incastrato anche dell'oro grazie alle piene. Questi frammenti dovrei portarli a casa per poi frantumarli. Magari esce fuori dell'oro qua dentro, che lo so. Vale proprio la pena provare a vedere cosa c'è dentro. E qua è un problema capire se l'oro arriva da questa vena, da alterazione della pirite, o se l'oro arriva da monte e si incastona nelle fessure. Adesso raccolgo tutto il sedimento nel piatto per poi lavarlo alla ricerca dell'oro. Probabilmente il piatto sarà pieno di pirite perché tutto questo sedimento giallonio è tutta pirite alterata, ragazzi, è una figata, sto posto è una figata. Benissimo, ho raccolto la maggior parte del sedimento, sono molto curioso di vedere cosa c'è qua dentro. Questo è il risultato, vedete come il sedimento è molto rossiccio, vuol dire che è ricco in ferro, non si di ferro soprattutto in questo caso. Aiuto con le mani per disfare quella porzione più forse argillosa, in quanto quando i solfuri si alterano tendono a fare altri composti talvolta argillosi e l'oro rimane attaccato, quindi aiuto con le mani a muovere il sedimento e poi in questo caso ovviamente shakerò, l'oro va al fondo, adesso iniziamo a lavaggio vero proprio. Un puntino c'è, piccolissimo ma c'è. Allora, ho finito il primo sondaggio, sono uscite un paio di pagliuzze ma sono veramente dei microgranuli. Non so se sono legati alla vena che stavo processando, che ho trovato, piuttosto che arrivino più da monte. Non lo so, non so dirvi una risposta semplice. Però nel concentrato di lavaggio vi è poca magnetite, un po' di granato e ovviamente una tonnellata di pirite molto alterata. Dal punto di vista economico questo sito al momento attuale non ha ancora dato prove di essere valido per un'estrazione, diciamo uno sfruttamento. Invece dal punto di vista collezionistico devo dire la verità che potrebbe essere molto interessante. Intanto porterò a casa un paio di campioni di quella pirite per vedere se all'interno vi potesse essere dell'oro. Alcuni campioni, quelli più belli, invece aggiungerò semplicemente la mia collezione di minerali. Vedete, la ricerca dell'oro spesso è proprio questa, è essere pionieri, bisogna essere dinamici, bisogna cercare dove l'oro si nasconde e questo è uno dei principali motivi per cui io vi accompagno sempre nelle mie avventure in ride di montagna, cioè quelli in cui è più difficile trovare dell'oro e quello in cui l'oro tendenzialmente è maggiormente concentrato in pochissime fessure, non in altre, e di conseguenza potreste passare certo giornate intere a scavare nulla di fatto, però nel momento in cui trovate veramente il posto che vale la pena è un'enorme soddisfazione. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto, di mettere like, di iscrivervi al mio canale, di rimanere sempre sintonizzati cliccando la campanella anche su questo e altri video. Io sono Matteo Berto, vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio.